Benvenuti all'edizione del TG degli eventi di Radio Tuscia Events. Io sono Stefania e iniziamo con gli eventi di oggi, domenica 23 ottobre. Alle 9.30 a Piazza Martiri d'Ungheria, cioè il Sacrario a Viterbo, passeggiata a Viterbo tra Medioevo e Rinascimento, a cura dell'Associazione Mirabilia Italia. Questa è una rilassante passeggiata alla scoperta delle vie più caratteristiche della città, con i quartieri medievali che rappresentano un esempio concreto di urbanistica medievale ben conservata. Sempre a Viterbo, in via Falcone e Borsellino, alle 16.30 lo spettacolo Alice con artisti e performer del Circo du Soleil. Alle ore 17 a Montefiascone, alla Rocca dei Papi, la presentazione del catalogo Mezza Galera, artisti in resilienza. Seguirà un aperitivo presso l'Enoteca Provinciale nei sotterranei della Rocca dei Papi, offerto dalla cooperativa sociale Agatos e dall'antica cantina Leonardi. Anche qui l'ingresso è libero. Alle ore 18, presso la Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta Orte, il bicentenario della fondazione della banda musicale Città di Orte, un concerto della banda musicale della Polizia di Stato, il direttore Roberto Granata, ingresso libero. Sempre alle 18 al Museo della Navigazione delle Acque Interne a Capodimonte, proiezione del documentario Lago Nostro, Futuro Nostro, ingresso libero. A Canepina prosegue la giornata delle castagne e con degustazioni di piatti tipici canepinesi e musica itinerante. A Carbognano, invece, al Teatro Bianconi, si terrà lo spettacolo Finché vita non ci separi, una commedia con Vincenza Trasselli ed Enzo Casertano. A Canepina al mattino camminata ecologica, visite guidate, convegno sulle cantine aperte a pranzo e al pomeriggio palio degli asini e concerto Canepina Soldali. Invece a Vallerano la 15ª edizione della Sagra della Castagna e del Marrone, e questa sagra è caratterizzata da distribuzione delle cardarroste e visite guidate al centro storico e nei castagneti che sono secolari. A Viterbo invece in piazza Fontana Grande continua il mercatino del vintage dalle ore 9 alle ore 20 all'interno dell'ex corte d'assise del vecchio tribunale. Questo mercatino è interamente dedicato al vintage. Continua anche l'Oktoberfest al piazzale antistante la chiesa degli Almadiani per gustare il cosiddetto cibo da strada rigorosamente di qualità italiana. Si possono gustare krauti, brezel, hot dog. Questo evento è dalle 11 fino a tarda notte, ingresso libero. A Blera invece con Colli Etruschi c'è una degustazione dell'olio extravergine di oliva sugli antichi tracciati etruschi assaggiando il levo. Domenica 23 è nocibando presso il Caos a Terni dalle ore 11. A Volterra Gusto, la 19ª mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti tipici locali presso le logge Palazzo Pretorio. Sempre Cooking for Art a Roma, alle officine Farneto, continua il denso programma di cooking alle officine Farneto e entrando nel vivo della gara che decreterà il vincitore Pizza Chef Emergente e Chef Emergente 2016. Invece sempre a Roma all'Hotel Parco dei Principi, l'edizione 2017 della guida essenziale ai vini d'Italia di Daniele Cernilli sarà presentata. Ultimo giorno per visitare Anet Prosit a Malborghetto Udine, e è tutto per questa edizione, vi ringrazio.